Buongiorno ragazzi e bentornati ad un nuovo appuntamento con i messaggi della Kasha per la settimana. Vediamo che cosa ci vogliono dire i maestri ascesi per questa settimana. Innanzitutto, se ti piace il mio canale, ti invito ad iscriverti adesso cliccando su iscriviti e poi cliccando anche sulla campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti verrà notificato, ok? Vediamo che cosa ci dicono i maestri. Oh, non sono molto pratica nel mischiaggio, ma questo qui è il messaggio che arriva da lunedì fino a praticamente fine martedì. Canali di luce, wow! Allora, che cosa significa essere un canale di luce? Essere un canale di luce vuol dire essere in profonda connessione con la cascia e con la fonte di amore infinito che proprio in cui noi veniamo immersi quando decidiamo, quando scopriamo di essere dei canali di luce. Essere dei canali di luce significa anche avere una missione, avere uno scopo, una missione dell'anima. Infatti ti invito a cliccare al link qui, oppure te lo metto qua sotto nei commenti perché ho fatto proprio un video su come scoprire la tua missione dell'anima. E quando, per esempio, io ho iniziato a riconnettermi con la mia anima e a scoprire la mia missione, mi sono sentita a un certo punto subito più viva. Più come se fino ad allora, non lo so, avessi vissuto un po' dormendo. E invece da quel momento in poi, vedi, le immagini parlano chiaro, c'è questa luce che entra nel corpo e attiva tutti i chakra. E infatti sì, perché quando scopri la tua missione dell'anima, ricevi in continuazione, come se fai continuamente download, download, download di informazioni fantastiche. E poi la tua missione diventa più, come dire, ti sblocca. Se prima, se finora magari avevi paura di buttarti, che ne so, di fare video, di realizzare quel sogno che avevi sempre voluto, che ne so, ti piace fare la pasticcera, però hai sempre avuto paura, non facevi i corsi perché non ti sentivi all'altezza. A un certo punto, quando scopri di essere un canale di luce, ti butti, non te ne frega più niente perché sai di essere uno strumento nelle mani di Dio. Quindi il messaggio è questo per l'inizio della settimana. Canale di luce, riceverai, siccome stai guardando questo video, sei già un canale di luce, riceverai delle informazioni molto preziose durante questa settimana. Stai bene in ascolto. Poi, per la metà della settimana vediamo che cos'altro arriva. Continuiamo a mischiare. Nel frattempo c'è una gattina che ho trovato stamattina tutta zoppina, poverina, davanti a me e mi sta facendo compagnia. Poi dopo ve la faccio vedere nelle mie stories, anzi già l'ho messa nelle stories. Allora, prendiamo questa qui. Natura! Oh! Per essere un buon canale di luce, giustamente bisogna più entrare in contatto con la natura. E come si fa a entrare in contatto con la natura? C'è un modo molto bello che io amo, si chiama grounding. Praticamente non devi fare nient'altro che uscire fuori, andare nel parco più vicino a casa tua o se c'è un boschetto, se c'è una campagna, vai fuori o ti metti scalza o scalzo con i piedi per terra. E perché la terra praticamente assorbe tutte le nostre negatività e le ricicla nel terreno. Quindi una buona idea potrebbe essere fare una bella passeggiata a scalzi nella natura o semplicemente immergerti nella natura come faccio io sempre. Appena posso me ne vado sul mio monte, già abito in collina, però appena posso me ne vado ancora più in alto e proprio quando stai nella natura ti viene voglia proprio di ringraziare per la tua vita, è come se i tuoi problemi diventano anche molto più piccoli. La natura, ma la nostra mamma ci dice: guarda, stai tranquilla perché non ti devi preoccupare di niente, tutto si risolve, i
proprio per canalizzare meglio le informazioni dalla cascia, dal cielo, insomma, è molto utile stare a contatto con la natura. La canalizzazione sarà ancora migliore, ancora più bella. Quindi, grazie. Ok, questo è il messaggio per la metà della settimana. E poi vediamo come si concluderà la nostra settimana. Ok, come si concluderà? Si concluderà che la carta è scesa da sola. La legge del nome. Wow! Allora, una volta che, diciamo, hai preso consapevolezza di essere un canale di luce, che hai trovato anche il modo per canalizzare bene, non canalizzare bene perché non esiste bene o male, ma hai trovato diciamo, una tua connessione attraverso la natura, stando in contatto con la natura, scoprirai anche meglio chi sei. Perché tante volte noi vaghiamo un po' per la vita senza nemmeno sapere bene chi siamo. E invece, queste, diciamo, la canalizzazione, lo stare a contatto con la natura ci fa, diciamo, ci fa prendere consapevolezza del fatto che noi siamo parte del tutto, siamo uno, non siamo mai da soli, siamo sempre parte di questo universo meraviglioso. E la legge del nome, infatti, ci ricorda questo: tu sei una creatura importantissima e ci invita anche a esplorare il nostro nome. Io l'ho intesa più come conoscenza in senso lato, però io per esempio, il mio nome, per esempio, Georgia, l'iniziale Geo significa terra. Quindi se tu vai a vedere che cosa significa il tuo nome, scoprirai delle informazioni importantissime anche su chi sei veramente, sul tuo destino anche, cioè non sul tuo destino perché non credo nella predeterminazione, penso che siamo sempre noi che ci costruiamo giorno per giorno il nostro destino. Però la legge del nome la intendo proprio così, che tu in questa settimana, soprattutto alla fine, scoprirai veramente chi sei tramite queste informazioni che ti arriveranno dalla cascia, attraverso la canalizzazione, attraverso il contatto alla natura e esplorando che cosa significa il tuo nome. L'hai mai fatto? Fallo, perché i maestri dicono di farlo. Poi è arrivata anche un'altra carta, Cristalli, ecco, non lo sapevo, è arrivata pure lei, la devo far vedere perché si voleva far vedere pure lei. Probabilmente questa connessione ancora di più con chi sei e con la tua essenza divina l'avrai mettendoti vicino dei cristalli, per esempio il quarzo rosa, se lo metti in petto oppure vicino a te mentre dormi, ti aiuta molto, per esempio, ad aprire il terzo occhio, ad aprire di più il tuo cuore. Quindi loro, cioè i maestri ascesi, hanno voluto dare ancora un altro strumento, se proprio quello non fosse bastato. Quindi fatti un girone in un negozio di cristalli e scegli quello che più ti richiama. Perché si vede che hai delle abilità da sviluppare, che ne so, la chiaroconoscenza, la chiarosenzienza, la chiarudienza. Sicuramente c'è qualcosa che i maestri vogliono che tu scopra di te, qualche tuo dono, e lo puoi fare con l'aiuto di cristalli, ok? Per questa settimana, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, regalaci un bel like, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio gruppo Facebook perché lì faccio tante dirette che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo. Ti metto il link qua sotto nei commenti e ti aspetto lì. Poi ci vediamo in settimana con qualche altro video. Muah!